sia vantaggioso, in realtà non dimentichiamo che la nicotina è la base della dipendenza, non soltanto, ma la nicotina è anche. Sì, no, no, ma pensavo che comunque non era così grande. Questa è la questa qua. Di soggiorno di Sorrento. Saluto i relatori che sono qui a tavolo, gli do il benvenuto che tra poco ascolteremo, un saluto a tutti voi, ma un saluto diciamo particolare al nostro dottore Gianni Giso, che è stato l'artefice e l'organizzatore di questo evento. Infatti il dottor Giso si è interfacciato con l'amministrazione comunale e con me per l'esito dell'evento. Come vice sindaco della città di Sorrento, vi porto i saluti del nostro sindaco avvocato Giuseppe Uomo. È un incontro importante quello di oggi, anche se da varie fonti si dice che il tabagismo è in fase calante. Grazie diciamo, alla campagna di sensibilizzazione da parte dello Stato e da parte di associazioni. Ma comunque dobbiamo tenere sempre a bada perché sappiamo dai convegni, e ben vengono i convegni come l'ha organizzato il dottor Giso, per conoscere quali danni e quanti può dare il fumo. Io non entro nel merito perché dobbiamo ascoltare i relatori e vi auguro buon ascolto. Grazie comunque ancora al nostro dottore Giso, che è una persona preziosa per il nostro territorio. Allora, buonasera e benvenuti a tutti. Grazie per la partecipazione. Allora, mi tocca prima di tutto ringraziare per la sensibile disponibilità che mi hanno mostrato tutti gli sponsor che con il loro aiuto mi hanno permesso di realizzare questo evento. Quindi ringrazio Patischisa, Scuola Danza Patischisa, Ristorante Museo Caruso, Minaccia Materiali per l'Edilizia, Ristorante Il Buco, lo Studio di Architettura Alfaro, Ristorante L'Abate e il Circolo dei Forestieri. Ora, perché siamo qui? Perché in realtà il tema del fumo e di tutto ciò che ruota intorno al fumo è stato uno stimolo che è provenuto proprio dai pazienti. Grazie ai pazienti ho pensato di fare questo incontro. Perché? Per comprendere
far comprendere a tutti che anche il fumo passivo fa male, che le sigarette elettroniche, quelle tradizionali e quelle di vecchia e di nuova generazione, cioè hanno degli effetti negativi, che esistono dei farmaci antifumo che permettono di smettere e perché si deve e si può smettere. Ora, il fumo rappresenta una delle cause principali, voglio dire, è la causa prevenibile più diffusa che ci sia. È al primo posto come causa di cancro ed è correlato a tante altre patologie. Ora, per affrontare questo tema, non potevo che chiedere la collaborazione, l'aiuto di esperti, di ricercatori tra i migliori che ci sono. E quindi da qui è nata l'idea di invitare i ricercatori dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, l'istituto dove è nata l'oncologia in Italia. E poi ho avuto l'onore, e abbiamo tutti noi l'onore, come ha fatto la formula convenzionale, di poter ospitare uno scienziato come di fama mondiale come il professor Garattini. Ora, non basterebbe una giornata per parlare di tutti i suoi meriti nella ricerca e di tutte le onorificenze ricevute, tra cui recentemente la nomina su ordine iniziativa del Presidente della Repubblica di Cavaliere di Gran Croce, che è il più prestigioso ordine al merito della Repubblica Italiana. Ora, una sintesi per chi è il professor Garattini rapida: è stato il fondatore dell'Istituto di Ricerca Farmacologica Mario Negri, è stato direttore per tanti anni, recentemente è diventato presidente, è stato membro di diversi organismi, tra cui il Comitato di Biologia e Medicina del Consiglio Nazionale delle Ricerche, è stato anche nella commissione della presidenza del Consiglio dei Ministri per la politica di ricerca in Italia, eccetera, eccetera. Ora è autore di centinaia di lavori scientifici e in 50 anni di attività in cui ha diretto l'Istituto Mario Negri di Milano sono state pubblicate ben 13.000 pubblicazioni scientifiche. Ora non sottraggo più altro tempo al prezioso intervento del professor Garattini, che ci spiegherà adesso perché smettere di fumare è un vantaggio e un dovere sociale. Prego, professor. Buonasera a tutti, grazie per questo. Grazie per questo gentilissimo invito, grazie all'amico dottor Inciso, che insomma è sempre bello arrivare in questa città straordinaria con questo mare bellissimo. Allora possiamo cominciare. Quello che vorrei cercare di fare con voi è vedere un po' intanto quali sono i danni, perché è sempre molto importante ricordare che qui come posso fare per far partire il sistema? Questo c'è ancora. Sono una cina slide garantita, quello di 17. Cominciamo a sfatare un problema, che noi in Italia siamo virtuosi dal punto di vista del tabacco, non è affatto vero. Se guardate questa diapositiva,
vedete maschi e femmine, se andate a cercare in Italia tra i fumatori correnti, cioè quelli che hanno fumato una volta almeno negli ultimi 30 giorni, trovate l'Italia all'ultimo posto, ma in questo caso l'ultimo posto è il peggiore in cui si possa stare, perché vedete che siamo veramente un paese senza cultura sanitaria, perché siamo peggio dell'Albania, siamo peggio degli Stati Uniti, siamo peggio di Montenegro, siamo peggio, e siamo peggio di tutta la media, di tutti i paesi europei ed extraeuropei. Quindi abbiamo veramente questo marchio che non è certamente qualcosa di utile e non è, diciamo, in armonia con il fatto che noi siamo un paese in cui abbiamo longevità. Quindi se non si fumasse saremmo non al primo posto, ma distaccheremo di gran lunga tutti gli altri. Alla mortalità classica delle donne, che era dovuta al tumore del seno, perché per il tumore del seno abbiamo molti più rimedi che invece non abbiamo ancora per il tumore del polmone. Allora, diciamo, se andiamo a guardare come stanno le cose nel nostro paese, troviamo che abbiamo 14 milioni di uomini che fumano e 19,4 milioni di donne che fumano. Questo, diciamo, per quanto riguarda, scusate, i non fumatori. 14 milioni sono uomini e 19 sono donne. Gli ex fumatori, come vi ho detto, sono molto di più dei maschi, sono 4,2 milioni e 2,6 milioni sono fra le donne. Attualmente però abbiamo ancora 12,2 milioni di fumatori in totale in Italia, pensate, 12 milioni di fumatori, pensate a tutta la patologia, come vedremo poi, che sta dietro a, come potenzialmente, a 12 milioni di persone, di cui 7 milioni sono maschi e 5,2 milioni sono femmine. Quindi c'è abbiamo dei numeri che sono veramente molto importanti, dei numeri con cui abbiamo a che fare, e non dimentichiamoci che dobbiamo proiettare sempre tutto questo tipo di cose a livello del Servizio Sanitario Nazionale. Noi abbiamo questa straordinaria fortuna di avere il Servizio Sanitario Nazionale, che molti di voi probabilmente ricordano come era la situazione prima del Servizio Sanitario Nazionale. È un bene straordinario che dobbiamo preservare, ma possiamo mantenere la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale solo se tagliamo tutto quello che in termini di malattie dipende da noi e non dipende invece da cause che sono estranee a noi. Qui vediamo un po' anche come è la situazione del fumo in Italia. Abbiamo visto quanti milioni sono, qui forse non si vede molto bene, ma ve lo dico io che la maggior parte dei fumatori l'abbiamo in Umbria, lì siamo addirittura al 30%, poi abbiamo in Abruzzo, in Lazio, in Sicilia, questi sono tutti al di sopra della media italiana, quindi diciamo abbiamo queste discrepanze. Nel Veneto abbiamo soltanto il 22,4%, quindi pensate alla differenza, un 8% fra due regioni è veramente una quantità di persone straordinaria, cioè non ha, è tutto un problema di educazione sanitaria, cioè certamente ci sono regioni in cui c'è un'educazione sanitaria, c'è una comprensione
dei problemi, e ci sono regioni invece in cui purtroppo tutto questo viene lasciato al caso e non è quello di cui abbiamo bisogno che ci siano sempre delle azioni. Purtroppo anche la Campania non è messa molto bene, perché è al 27,7%, quindi è nella fascia alta, perciò è una fascia in cui si può fare molto di più di quello che normalmente non si faccia. Si parla molto dei fattori di rischio dei tumori e c'è anche diffusa l'idea che i fumatori c'è talmente tanto inquinamento che anche il fumo è uguale a tutto il resto. Questo non è assolutamente vero e lo dobbiamo sfatare quando parliamo con i fumatori. I tumori attribuibili al tabacco sono il 33% dei tumori, quindi non dimentichiamo che un tumore su tre è dovuto al fumo e è dovuto nella stragrande maggioranza dei casi al fumo attivo, ma abbiamo anche la presenza di tumori per fumo passivo, il che ci deve indurre a stare molto attenti a non subire fumo passivo. E qui ci sarebbero tante cose da fare, perché siamo ancora in situazioni in cui si vede gente che fuma in macchina con degli ospiti, si vede magari con dei bambini, si vede gente che fuma allo stadio, fuma nelle stazioni, fuma nei parchi, fuma anche all'aperto magari, ma nei ristoranti dove ci sono i tavoli uno vicino all'altro non si dovrebbe tollerare il fumo, perché evidentemente non c'è l'ampiezza per poter essere immuni dal fumo passivo. Si finisce per essere poi contaminati da tutte le sostanze che sono presenti nel fumo. Comunque dicevo, il 33% è dovuto al tabacco, e qui però diciamo anche che c'è un 20% che è dovuto al sovrappeso e all'obesità. Un fattore che è molto sottovalutato, cioè il sovrappeso e l'obesità sono sottovalutati dal punto di vista. Poi abbiamo tutti gli altri fattori che vanno dalla dieta alla inattività fisica, fattori occupazionali e così via, ma poi altri, che l'inquinamento ambientale, però vedete quello che viene spesso invocato per dire ma tanto si può fare quel che si vuole perché abbiamo un grande inquinamento, rappresenta soltanto il 2% dei tumori che abbiamo a vari livelli e in vari organi. Restando 17%. Quindi il tabacco è una delle cause prevenibili, cioè pensate che il 12% di tutte le morti è dovuto al tabacco. Il 12%, abbiamo 600.000 morti all'anno, quindi il 12% sono 72.000 morti ogni anno attribuibili al tabacco. È come se sparisse ogni anno una città di provincia, in pratica. È molto strano che assistiamo a tutto questo come se fosse una cosa normale. Cioè, non so se per qualche ragione che riusciamo a identificare ci fosse la morte di una intera città di 70.000 persone ogni anno in Italia, io credo che il Parlamento dovrebbe stare tutto il giorno per cercare di trovare rimedi. Invece qui noi assistiamo a una situazione che è analoga, solo che avviene tutti gli anni, ma però non avviene nello stesso posto, e quindi lo prendiamo come se fosse una cosa assolutamente normale. E poi, diciamo, l'abbiamo detto prima, il 33% dei tumori è dovuto al fumo, ma siccome per fortuna alcuni tumori si possono migliorare, si possono anche guarire, le morti da tumore però sono dovute per il 22% al fumo da tabacco. Quindi una morte su 5 praticamente è dovuta al tabacco. Quindi è un dato che è molto importante.
Ancora, noi quando parliamo di fumo da tabacco pensiamo sempre al tumore del polmone, ma non è così, perché il tumore del polmone è certamente uno dei più affetti, perché fumando le sostanze cancerogene che derivano dalla combustione vanno soprattutto nel polmone, però poi dal polmone vengono assorbite, vanno in circolo e quindi possono influenzare molte altre cellule. Per esempio la leucemia mieloide, il tumore della cervice dell'utero, colon retto, rene, laringe, fegato, cavità nasali, esofago, esofago, orale, ovaio, pancreas, faringe, stomaco, uretere, oh, mamma mia. Sono quasi tutti. Probabilmente la mammella, perché quella non ha una relazione diretta con il fumo, ma ci sono altri fattori. Comunque pensate a quanti sono i tumori o la probabilità di avere un tumore a cui si espone un fumatore. Sembra impossibile in un certo senso che i fumatori non si persuadano di questo, perché è un pericolo. Tutti cerchiamo di sfuggire i pericoli e non si capisce perché i fumatori non vogliono sfuggire a questo pericolo così importante. Io credo che è perché cercano di dimenticarlo, ma noi dobbiamo continuare a ripeterlo, dobbiamo continuare a lavorare per influenzare e per far capire questo tipo di problemi. Se vogliamo fare un po', diciamo, di analisi di tutti i tumori, è molto importante avere un'idea della frequenza dei tumori per poter dire poi quanti sono dovuti al tabacco. Noi ogni anno abbiamo, nel 2017 sono i dati più disponibili, abbiamo avuto 369.000 casi, nuovi casi di tumore, in cui c'è 92.000 nei maschi e 177.000, e poi qui vedete i numeri dei vari tumori. La mortalità da tumore è di 177.000 persone. Hanno morto tutte femmine. Cioè quasi il 30% della mortalità globale nel nostro paese 29%. È dovuta ai tumori. Quindi quando si dice ormai per i tumori sappiamo cosa fare, insomma i tumori li possiamo guarire o li guariremo, non dimentichiamoci questa cifra. Cioè non dimentichiamoci che ci sono 177.000 persone che ogni anno muoiono a causa del tumore. E questo è certamente un calo rispetto al passato, però sono ancora tanti, sono ancora troppi rispetto a quelli che potremmo avere con dei buoni, con dei buoni stili di vita, tra cui il non fumare è una delle cose importanti. Abbiamo però anche dei dati positivi, non li dobbiamo nascondere, perché questi sono quelli dovuti in parte anche al fatto che i comportamenti degli italiani sono cambiati. Vi ho detto prima che avevamo un 40% di fumatori maschi subito dopo la guerra, siamo al 27%, quindi c'è un calo, anche se non è un calo sufficiente. Ci sono oggi circa 3.300.000 persone che pur avendo un tumore sono in vita, e c'è il 63% delle femmine e il 54% dei maschi che ha una sopravvivenza a 5 anni. Però pensate, di quei 3.300.000, 40% si possono prevenire, cioè il 40% è tanto, sono quasi 1.500.000, sono 1.300.000 circa, sono i casi prevenibili, cioè in cui il tabacco è certamente uno dei fattori importanti, ma vi ho fatto vedere che ci sono poi anche tutti gli altri. Quindi il modo migliore per evitare un tumore è quello di cercare di avere buoni stili di vita, tabacco, ma anche alcol, ma anche tutte le altre cose che abbiamo visto.
Ecco, qui vi faccio vedere per esempio alcuni dati nelle femmine. Vi ho detto prima che che c'è più mortalità da... C'è una... Ah, benissimo, magnifico. Vedete, se guardate queste cifre qui, vedete che nelle femmine la mortalità da tumore del polmone è diminuita nel tempo, perché ci sono dei rimedi, quindi insomma non ha... Ma guardate il tumore della mammella, si sono incrociati. Cioè, prima era il tumore della mammella quello che era temuto dalle donne, ma oggi è il tumore del polmone, che è molto di più di quello della mammella, vedete, l'ha superato. E poi abbiamo tutti gli altri tipi di tumore. E nel maschio abbiamo il tumore del polmone, che anche qui è diminuito rispetto agli anni, questi sono 1990-2000, cioè sono dei lunghi periodi. Vedete che è diminuito il tumore del polmone, però non abbiamo una diminuzione anche del tumore più caratteristico del maschio, che è il tumore della prostata. Quindi diciamo, dal punto di vista del futuro, i maschi sono più ben messi delle femmine, nonostante che attualmente le femmine hanno una durata di vita maggiore rispetto ai maschi, ma il futuro non è roseo per le femmine, se non cambieranno anche loro le loro abitudini di vita. Vediamo anche quanto è importante il numero di sigarette da fumare. Noi diciamo naturalmente che il rischio è in ogni caso presente, anche una sigaretta al giorno è un rischio di tumore, però quantitativamente c'è una differenza. Voi vedete qui nei maschi che tra 1 e 4 sigarette già abbiamo un aumento, questo è il rischio relativo, che è di circa 2 volte e qualcosa. Però se passiamo a 5 e 9 andiamo già a più di 10 volte il rischio rispetto a chi non fuma. E poi andando avanti vedete che a più di 25, sono molti che fumano più di 25 sigarette, aumentiamo il rischio di 35 volte. Quindi c'è questa, e la stessa cosa vale anche per le donne. Anche per le donne c'è una proporzionalità fra il numero di sigarette che si fumano e il rischio di avere. E poi qui passiamo un po' a un altro campo, abbiamo visto i tumori, vediamo invece il rischio cardiovascolare. Anche qui vuoi riprendere io, tu pubblichi, te lo condivido. Questi sono del 2018, anche una sigaretta al giorno aumenta il rischio cardiovascolare. Questo è un rischio che è molto sottovalutato, cioè la gente pensa che a fumare ci sia il problema del polmone. No, a fumare c'è il problema del polmone, c'è il problema del tumore del polmone, ma c'è anche il problema...